Vai. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del corso di laurea di Filosofia dell'Informazione, Teoria e Gestione della Conoscenza. È un piacere accogliervi alla presentazione del nostro corso. Purtroppo questa modalità appunto non permette di dialogare direttamente, ma avete a disposizione la chat per interagire con noi. Noi pensavamo di costruire questa presentazione nel seguente modo: una prima parte di diciamo, presentazione generale del corso di laurea. Dopodiché, diciamo, questa presentazione la faremo io, il professor Tarozzi, che è qui connesso, e poi si aggiungeranno probabilmente il professor Alai. E poi abbiamo come ospiti studenti, già ex studenti, che hanno vissuto il corso di laurea, il periodo dell'università pre-Covid, e degli attuali studenti, che lo stanno vivendo in questo momento. Gli ex studenti sono Stefano Nicoletti e Maria Raffa, che ringrazio per la presenza. Gli attuali studenti sono Chiara Ricchiuto e Lucian Ubi, che stanno attualmente frequentando il corso di laurea e sono in fase di chiusura, diciamo, del loro percorso. E così che potrete avere le due impressioni sulla organizzazione, sulla vita del corso di laurea. E poi soprattutto vorremmo interagire con voi, quindi ci aspettiamo domande che potete farle sia a noi sulla parte, sia a me che al professor Tarozzi sulla parte generale, ma sia sui vostri diciamo, coetanei, compagni di percorso. Quindi non esitate, insomma, a farci capire sia quali sono le ragioni che vi hanno, da quale università provenite, da quale corso di laurea provenite, quali ragioni vi hanno spinto a, diciamo, a guardare a questo corso di laurea, e altre domande invece relative a come si studia, come si vive a Urbino, come sono i corsi, come sono i curricula e così via. Allora, intanto attiverei la presentazione. Tra qualche istante dovreste vedere il mio schermo, se non sbaglio. Allora chiedo Attiva a la Gino, a modalità schermo Stefano e intero. agli altri se si vedono, si stanno vedendo. Ok, Sì, perfetto. vista. Benissimo, Ok, benissimo. Ok, grazie. grazie. Allora, questo è un piccolo squarcio di questa bellissima città. Questo è un valore aggiunto del corso di laurea, direi dell'università. Cioè, i corsi di laurea, il nostro corso di laurea, come altri, si trovano incastonati in una città meravigliosa, patrimonio dell'UNESCO. E devo, diciamo, il valore aggiunto è il fatto che questa città è fondamentalmente l'università. Quindi, muovendovi tra i palazzi di questa meravigliosa città, accederete a biblioteche, sedi dei corsi di laurea, segreterie, tutto armoniosamente combinato. Quindi anche la qualità della vita è ottimale. È come vivere in un campus, fondamentalmente, dove la città è esattamente il campus. Vi descrivo semplicemente queste prime due immagini per farvi capire due aspetti un po' importanti anche dell'organizzazione dello studio. Vedete, qui c'è una vostra compagna, una ragazza che sta lavorando al computer, e qui c'è una biblioteca. Questi sono due aspetti importanti che legano un modo tradizionale di studiare, cioè l'accedere a meravigliose biblioteche come questa è la Biblioteca Centrale Umanistica, ma Urbino è tutta cablata dal wifi, tutte le sedi sono. Hanno la possibilità di connettersi online. Connettersi online significa connettersi a giganteschi database di riviste, di librerie. Quindi siete non solo costantemente connessi alla possibilità di seguire corsi online o connessi diciamo, interazioni tra di voi, ma siete connessi a una serie di strutture che l'Ateneo offre.
come librerie, appunto, ed emeroteche, e questo è assolutamente un vantaggio per chi vuole fare, vuole studiare, vuole fare ricerca. Potete farlo ovunque, dallo stare seduti in piazza, lavorare da lì, accedendo a database di riviste, scendere quel numero della rivista, quell'articolo, quel libro, e poter oppure seguire un corso direttamente, insomma, da altri posti, della città, così come ovviamente dai palazzi, dalle aule studio, che sono fornite dal corso di laurea e dall'Ateneo. Bene, quali sono gli obiettivi formativi? Se avete visitato un po' il sito del corso di laurea, già alcune di queste informazioni le avete viste. Ma velocemente volevamo un pochino riprenderle e descrivere. Quali sono gli obiettivi formativi? Ovviamente un po' c'è da dire che questo corso di laurea in filosofia dell'informazione è un po' una scommessa vinta, è assolutamente un unicum nel panorama italiano, perché ha in sé sia gli aspetti dei tradizionali corsi di laurea in filosofia. E quindi ovviamente il tipo di obiettivo formativo è quello tradizionale. Quindi troverete per esempio corsi legati alla storia della filosofia, di tipo più classici, ma il corso di laurea offre diciamo delle tre curricula. Uno di questi è quello più legato alla didattica, più tradizionale, ma gli altri due sono legati più alla ricerca e sono legati, il secondo, più al mondo dell'impresa. Questo fa sì che anche gli obiettivi formativi si diversifichino in base a questi tre tipi di curriculum che tra un po' approfondiremo, e quindi gli obiettivi formativi vanno dall'acquisizione quindi delle competenze, le usuali competenze filosofiche, a acquisizioni di competenze come in logica, teoria dei giochi, teoria delle decisioni, metodi formali per la rappresentazione della conoscenza, fondamenti delle scienze, in particolar modo fondamenti della fisica, filosofia della mente, teoria dell'informazione, modelli computazionali dell'intelligenza. Come vedete, sono tutti più o meno corsi, obiettivi formativi che sono legati al dialogo tra un sapere di tipo umanistico e un sapere di tipo scientifico. Questa è un po' la caratteristica di questo corso di laurea, che cerca di fornire una, diciamo, alleanza tra questi due, tipi di conoscenze che sono importanti per la formazione di un filosofo, no? Il mondo in cui viviamo è un mondo complesso, fatto un po' come fosse un grande puzzle, e riuscire a mettere insieme questo puzzle richiede la conoscenza di vari aspetti del mondo e la possibilità di parlare vari linguaggi, e questi linguaggi possono essere quelli della storia della filosofia o quelli più tradizionali, ma sicuramente conoscere la fisica, la matematica, la chimica, conoscere le neuroscienze, insomma, fanno parte. Ovviamente la logica e così via fanno parte di quel background che permettono di sistematizzare questo puzzle e di comprendere come collocare al meglio i vari pezzi di questo puzzle. Quindi l'idea di questo corso è l'idea di formare un filosofo completo, cioè completo sia sotto gli aspetti della storia della filosofia quanto sotto gli aspetti della conoscenza di quei diciamo altri linguaggi che hanno da sempre fatto parte della cassetta degli attrezzi del filosofo. Pensate, insomma, filosofi come Aristotele, pensate a filosofi come Cartesio, pensate a filosofi come Leibniz. Insomma, il dialogo tra scienze e scienze pure applicate, discipline umanistiche, diciamo, dovrebbe appartenere normalmente a un filosofo. E quindi questo corso non fa altro che nei suoi obiettivi formativi andare ad incentivare questo. Quindi l'idea è di favorire l'apprendimento di strumenti formali per l'analisi dei ragionamenti, comprendere lo sviluppo delle scienze in dialogo con la dimensione storica e filosofica, capire le diverse metodologie delle scienze e le implicazioni appunto filosofiche di queste. Il trade union, il fil rouge, è appunto la parola dialogo, è come mettere in dialogo questi diversi saperi e queste diverse metodologie, proprio per costruire, per usare una definizione felice di filosofia,
La filosofia è un mettere assieme le cose nel modo più generale del termine cosa, nel modo più generale, intendendo in modo più generale l'idea di mettere assieme. Ecco, in questo senso il nostro corso di laurea cerca di dare tutti gli strumenti per mettere assieme le diverse conoscenze che appartengono al mondo in cui viviamo e che ci sono richieste. Questo non significa diventare tuttologi, ovviamente, ma significa avere quegli strumenti di base che ci permettono di approfondire, di avere le capacità di approfondire le va varie, come dire, varie. Di studiare varie sfaccettature dei problemi lì dove questo si richiedesse necessario, avendo una minima infarinatura, una minima cultura di tipo fisico, di tipo matematico, di tipo logico, di una cultura legata alle scienze cognitive, alle neuroscienze, alla psicologia comportamentale e così. Ovviamente una parte importante non è solo acquisire queste capacità, ma anche apprendere come trasferirle. Uno degli obiettivi tradizionali dei corsi è quello dei corsi di laurea in filosofia, è quello di formare ovviamente per esempio, un docente, perché comunque l'insegnamento rimane uno degli ambiti in cui la maggior parte degli studenti confluisce, quindi è importante non solo imparare a prendere questi nuovi linguaggi, ma apprendere anche come comunicarli, come trasferirli. E questo è utile non solo nell'ambito dell'insegnamento, ma è utile ovviamente anche in un'ottica in cui uno studente voglia continuare il suo cammino facendo ricerca, piuttosto che voglia andare a lavorare in un ambiente come può essere un'azienda. Questo aspetto per noi è molto importante, cerchiamo di coltivarlo in tanti modi, non solo diciamo all'interno delle lezioni, ma anche con tutta una serie di attività, come vi dirò tra poco, nelle quali solitamente coinvolgiamo gli studenti, che permettono insomma di entrare velocemente all'interno di questa attività, di saper condividere ciò che si è imparato. Questo è un piccolo riassunto su cui abbiamo pensato abbastanza. Qual è, riassumendo l'obiettivo formativo? Beh, vorrei leggerlo. Il corso mira a formare una nuova figura in grado di utilizzare diversi linguaggi e metodi tratti tanto dalle discipline umanistiche quanto da quelle scientifiche, al fine di operare in vari contesti con capacità di analisi critica delle informazioni, capacità di problem solving, capacità di formazione continua, di efficacia e efficienza nel lavoro individuale e nel lavoro di gruppo e nella comunicazione. Questo un po' riassume quello che ho cercato di dirvi fino adesso. Che tipo di figura emerge dal nostro corso di laurea? Che tipo di figura vogliamo andare a costruire? Beh, abbiamo un'ambizione di costruire un docente, come vi ho detto, uno degli ambiti normali è quello della docenza, dove confluire. Un docente di che tipo? Beh, competente sia negli aspetti storici, che diciamo sia in grado di comunicare la storia della filosofia, sia in grado di farla dialogare e di far dialogare i problemi filosofici con i problemi che emergono da altre discipline, e quindi ricostruire negli studenti che avrà davanti questa nuova alleanza tra i diversi tipi di sapere, umanistici e scientifici. Uno dei curriculum, come ho detto, è pensato più alla ricerca, quindi l'idea è di comunque, diciamo, immaginare di formare uno studioso, anche chiaramente un docente a scuola è uno studioso in continua formazione, quindi uno studioso in generale, in grado di esplorare in modo creativo diversi campi del sapere, perché ha a disposizione, ha appreso durante questo percorso diversi linguaggi, diversi metodi e come farli dialogare. Ovviamente, vi ho detto, potrebbe essere uno che non vuole fare ricerca, non vuole insegnare, vuole andare a lavorare in un settore privato, pubblico o privato, ma diciamo un settore più legato ad aziende o diciamo, non nel classico insegnamento, nella classica ricerca universitaria. Beh, l'idea è di creare un libero professionista in grado di portare in diversi contesti lavorativi un pensiero critico. Capacità di argomentare, capacità di esporre con chiarezza i problemi e le soluzioni, di risolvere problemi, capacità di organizzare
le informazioni e analizzarle e ovviamente che abbia l'attitudine alla formazione continua che è fondamentale. Ma soprattutto l'ambizione è un po' quella di formare un cittadino in grado, attraverso tutti questi strumenti, di partecipare attivamente, criticamente e costruttivamente alla crescita della società. Pensate a quanto sta succedendo attraverso questo periodo complicato della pandemia, quante riflessioni sono necessarie sui vaccini, sulle previsioni, sulla capacità di prevedere il futuro post-pandemico, eccetera. E in questo, queste capacità critiche, capacità di problem solving, capacità di formazione continua, capacità di saper leggere dati, analizzarli correttamente, oltre le fake news, questa è una capacità importante che il nostro corso cerca di dare. Quindi, al di là della figura professionale che andiamo a formare, stiamo formando di fatto dei cittadini con un livello di consapevolezza più profondo e più alto. Come vi ho detto, le possibilità sono tante, dal classico insegnamento, formulando adeguatamente il piano di studi, potete avere tutti i crediti formativi per l'insegnamento. C'è da dire che tutti e tre i curricula che fanno parte che sono il curriculum di linguaggi della rete, il curriculum di filosofia e storia delle scienze, quello di storia e filosofia per l'insegnamento, tutti vi permettono di arrivare all'insegnamento, sebbene ovviamente alcuni, quello di storia e filosofia per l'insegnamento, è un curriculum più vocato per questo. Nel nostro dipartimento, il nostro corso di laurea nel Dipartimento di Scienze Pure Applicate, lì c'è un dottorato importante, Research Method in Science and Technology. Chiaramente, chi intende continuare la ricerca può anche immaginare di continuare in questo o in altri dottorati nazionali e internazionali. Ma i settori, proprio per queste capacità che vogliamo andare a costruire, sono tantissimi i settori a cui un nostro laureato può puntare, che vada a lavorare per case editrici, lavorare nell'ambito della comunicazione, scientifica, lavorare ovviamente nei settori aziendali di selezione del personale, per esempio. Questi sono solo alcuni dei settori in cui, è possibile, oltre a quelli più classici, arriva a lavorare. Questi sono i tre curriculum di cui fino adesso vi ho appunto più volte parlato. Diciamo, hanno delle specificità, potete scaricare il piano di studi usando per esempio questo QRT code. Hanno degli esami specifici e appunto delle caratteristiche specifiche, però, come vi dicevo prima, tutti vi permettono di arrivare ad insegnare, dovete appunto, però, come sapete, probabilmente già dovete avere i crediti richiesti per l'insegnamento, ma appunto tutti ve lo permettono, però vi danno in più una preparazione più legata alla ricerca, più legata all'insegnamento, più legata a un dialogo verso le aziende. In quest'ultimo caso il curriculum di linguaggio della rete è più appropriato, se avete questo come possibile meta. Quello dell'insegnamento, il curriculum di storia e filosofia per l'insegnamento è quello un po' più appropriato, e ovviamente quello di filosofia e storia della scienza è quello un po' più appropriato, dove c'è molta più logica, c'è fondamenti delle scienze, filosofia della fisica e così via. E non so, qui il tempo è poco, quindi insomma lascio a voi, se avete già visto il curriculum, i vari curriculum con i loro esami, fare domande in merito. Una parte importante, diciamo, dei punti di forza del corso sono tanti, un po' ve li ho detti fin dall'inizio, sono legati ai punti di forza dell'Ateneo, quindi sono un ambiente sicuramente favorevole allo studio, un ambiente legato al passato con una ricchissima storia, ma che è proiettato verso il futuro. Tutta la città è connessa con wifi, avete accesso a, come dicevo prima, banche dati e librerie importanti per la formazione di uno studioso. Abbiamo contatti con molte aziende dove chiediamo di andare a fare dei tirocini, di stage formativi, e questi completano chiaramente la formazione. Ma direi che tra i nostri punti di forza c'è anche il fatto che noi facciamo attività praticamente costanti, che siano reading group, che siano convegni, che siano conferenze, che siano seminari.
in cui gli studenti sono costantemente coinvolti, sono sia nazionali che internazionali. Abbiamo una scuola estiva che in filosofia della fisica creata dal professor Tarozzi 24 anni fa, cui poi chiederò un po' di descrivere queste attività. E tutte queste attività fanno sì che grandi studiosi passino attraverso Urbino, voi potete parlarci, dialogarci, esporre le proprie idee, avete l'esperienza di organizzare un convegno internazionale, avete l'esperienza di esporre le proprie idee in reading group, insomma siete avvolti in una sorta di ambiente culturale molto ricco e stimolante che va ben oltre le singole lezioni a cui si va a partecipare. E questo aumenta in modo esponenziale la formazione che avete. Questo è un po' cosa c'è da sapere, ecco, ve l'ho già detto, c'è da dire, ecco, cosa c'è da sapere, che siamo un ambiente assolutamente iperdinamico e quindi è anche divertente, diciamo, vivere in questo corso di laurea, perché appunto siete costantemente tirati dentro a attività diciamo che vi coinvolgono in prima persona, per esempio un reading group, molti di noi organizzano reading group con assieme ai dottorandi, agli assegnisti di ricerca. Quali sono i temi di questi reading group? Li decidiamo assieme. Alcuni sono legati un po' a quello che riteniamo essere temi formativi, altri li decidiamo con voi. Quali sono le vostre curiosità? Cosa volete approfondire? Quindi la formazione continua anche e soprattutto seguendo le vostre indicazioni. E poi avete un sistema di, come vi dicevo prima, una biblioteca, il Palazzo Albani, dove soprattutto ci sono le lezioni di filosofia dell'informazione, è una meravigliosa biblioteca, aggiornatissima, ricca di testi. Ci sono delle emeroteche online, un'emeroteca molto bella che potete visitare, anche lì fornitissima. Avete una bella aula studio e poi a Palazzo Albani è un palazzo storico che ospita addirittura un museo dei gessi all'interno, assolutamente strepitoso, quindi vedete, è un luogo dove studiare assolutamente, assolutamente bene. Ecco, questi sono alcuni link, però io darei la parola al professor Tarozzi per descrivere un po' le attività che il professor Tarozzi ha portato a Urbino più di 30 anni fa e che continuano a animare la vita studentesca, e poi passerei agli studenti. Gino, a te la parola. Grazie Pierluigi. Mi pare che tutti i punti qualificanti del corso sia riuscito a sintetizzare mirabilmente tutte le varie nostre attività e la loro articolazione. Cioè, come tu hai già detto, il nostro corso è unico in Italia, ma anche nel panorama europeo, perché alcuni anni fa venne da noi un docente dell'Università di Oxford, Luciano Floridi, che si occupa appunto proprio di questioni legate a problemi, no, di etica dell'informazione, di teoria dell'informazione, e diceva che questa idea l'abbiamo avuta prima noi di lui, che quindi comunque aveva manifestato, e poi del resto l'ha fatto anche la sua disponibilità a collaborare. E sicuramente il secondo aspetto nuovo è che noi siamo l'unico corso di filosofia in un dipartimento scientifico e che è immerso tra l'altro in una scuola, che è la scuola di scienze, tecnologie, filosofie dell'informazione, e quindi anche da questo punto di vista è un inedito assoluto. Dopodiché l'idea di costruire questo corso nasce dal fatto che noi riteniamo che la dimensione della scienza nella cultura contemporanea non possa essere assolutamente ignorata, ma non vada né mitizzata e quindi presentata in modo acritico come forma di conoscenza dogmatica, come riteneva il positivismo ingenuo, bensì deve essere essa stessa frutto di un confronto e di un dibattito, perché anche le teorie scientifiche sono qualcosa di provvisorio, di rivedibile, di interpretabile filosoficamente, quindi esiste questa profonda relazione tra filosofia e scienza che è sempre stata al centro poi anche delle attività del nostro gruppo di ricerca. Tu giustamente hai segnalato due centri che sono
che si sono costituiti negli anni attraverso, nel nostro dipartimento, prima non c'erano i dipartimenti, quindi erano collocati altrove, ma uno era appunto è l'attuale Centro Interuniversitario di Fondamenti e Filosofia della Fisica, che insieme all'Università di Bologna, fu costituito storicamente nel 95 con Bologna, dove noi ogni anno organizziamo una scuola estiva internazionale su appunto tematiche avanzate di fondamenti della fisica. L'altro centro invece, che è di più recente istituzione, è un centro interdipartimentale, quindi interno al nostro Ateneo, dove il nostro dipartimento è stato il promotore, che è invece rivolto più a valenze di tipo storico-scientifico. Quindi da una parte c'è la filosofia, i fondamenti della fisica, dall'altra appunto quest'altro dipartimento che infatti è Urbina la prospettiva, il nome completo è il sottotitolo è L'Umtifico da Piero Leonardo alla rivoluzione scientifica. Quindi affronta anche un'altra tematica proprio veramente interdisciplinare tra l'umanesimo e la scienza e addirittura tra le arti e la scienza, perché l'origine della rivoluzione scientifica, in cui Urbino ebbe un ruolo rilevante nel 500 e in parte nel 600, ma dice già nella fase dove si passa a Galileo, è successivo al grande rinascimento umanistico e artistico e fu in realtà originato da ragioni che erano interne all'arte, cioè la ricerca di una teoria della prospettiva e quindi il ricorso alla matematica, quindi alla scienza, da applicarsi in un ambito che era invece umanistico. Quindi Urbino ha sempre avuto questo tipo di missione, appunto di trasversalità tra umanesimo e scienza, e riteniamo che il nostro corso possa andare in questa direzione. Per di più ci sono anche società nazionali e internazionali che fanno riferimento al nostro dipartimento, una è la Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze, di cui l'attuale presidente Vincenzo Fano è il segretario, e Pierluigi Graziani qui presente, l'altra è l'Accademia Internazionale di Filosofia des Sciences, dove tre di noi, cioè vale a dire io, Mario, Lala e Enzo Fano, siamo membri del soci effettivi e quindi facciamo parte del consiglio direttivo. E questa Accademia Internazionale ogni anno anch'essa organizza un congresso internazionale. A volte ne abbiamo fatti un po' in passato, è capitato che siano stati Urbino, adesso vengono fatti nelle varie parti del mondo, ma adesso col fatto che nel periodo post-Covid ormai tutte le iniziative vengono registrate, quindi c'è la possibilità di un accesso più ampio di attività. Quindi sicuramente se uno è intenzionato a studiare filosofia della scienza, adesso non per farci pubblicità, ma oggettivamente è stato detto da altri, da persone, da filosofi molto più autorevoli di me e più mature, Urbino è sicuramente uno dei centri più avanzati. E d'altra parte anche il curriculum di filosofia e scienza dell'insegnamento può giovarsi della capacità di capire e interpretare il rapporto tra la filosofia e le scienze, che è un nodo ineludibile per poter fare seriamente filosofia. Fare filosofia ignorando le scienze, contrapponendosi alle scienze, è un modo che ormai nella società del XXI secolo è completamente privo di significato. Scusate il... comunque la mia opinione. No, ma è sicuramente un tratto importante del nostro corso. Ecco. Come avete capito, ci muoviamo in una tradizione rinascimentale in cui questo dialogo c'è sempre stato, noi cerchiamo di coltivarlo ancora. Allora, io vorrei lasciare, se avete domande, utilizzate gentilmente la chat. Vorrei dare la parola adesso sia agli ex studenti che agli studenti attualmente in corso, chiedendo, partiamo dagli ex studenti, partirei da Maria e poi poi dare la parola a Stefano, chiedendo di brevissimamente di raccontarci un po' la loro esperienza pre-Covid, perché chiaramente molti di chi ci sta ascoltando, ahimè, non hanno questa esperienza universitaria, forse non hanno questa esperienza universitaria pre-Covid. Prego Maria e poi Stefano. Grazie professore, buongiorno a tutti. Io mi sono laureata un anno fa a Urbino con una tesi sul concetto di dimostrazione matematica e in particolare ero iscritta al corso di filosofia e storia della scienza. Una cosa che mi preme sottolineare è che spesso quando ci sono queste presentazioni
si tende a presentare in modo molto, come dire, edulcorato, ma effettivamente tutto quello che sto detto finora è vero, perché posso confermare che la cosa più bella di Urbino è che sicuramente la rende un unicum, è che grazie anche ai numeri abbastanza ristretti dell'Ateneo è proprio vero che si riesce a creare questo confronto e questo clima di dialogo continuo che anche per gli studenti credo sia molto, molto raro trovare in un Ateneo, perché davvero la disponibilità dei docenti e dei dottorandi, degli assegnisti è assolutamente completa e posso dire, ripeto, rara secondo me. Quindi io per prima mi sono sempre sentita molto incoraggiata a esprimere liberamente le mie idee, anche questo è molto importante perché ti dà effettivamente l'idea di cosa sia la ricerca filosofica oggi, che è chiaramente dialogo, al di là delle posizioni, dei credo, e quindi questo è sicuramente un clima in cui questo aspetto si può sviluppare benissimo e si è sempre stimolato intellettualmente a tutti i livelli. Quindi ci tenevo solo a dire questo. Maria, cosa stai facendo adesso? Raccontaci un attimo cosa stai facendo, cosa hai fatto dopo la laurea. Attualmente sono iscritta a un Master in Data Analysis all'Università di Pisa, questo perché vorrei provare a indirizzarmi verso la ricerca e mi sono resa conto, dopo aver studiato anche, ad aver avuto gli strumenti base nel nostro corso di laurea, mi sono resa conto della necessità di approfondire anche gli aspetti più pratici, e quindi questo corso che sto facendo attualmente è soprattutto programmazione proprio per la data analysis. Ok, come se la cava un filosofo approcciandosi a un corso così che sembra per scienziati? Sicuramente è tosta, però non posso nasconderlo, però chiaramente avere delle basi teoriche è molto importante, perché anche rispetto a chi ha più manualità, che quello non si può negare, chiaramente per la programmazione la manualità è tutto, non tutto, ma è un'ottima parte. Avere anche un'idea a monte di dove si sta andando, cosa si sta facendo e qual è il senso, mi sono resa conto anche confrontandomi con persone che hanno magari background diversi, ecco, non è così banale come potrebbe sembrare a noi, quindi direi che anche se è difficile si parte con strumenti abbastanza solidi. Ok, ti ringrazio. E a te Stefano. Grazie professore. Beh, non posso che sottolineare quello che diceva già Maria, nulla di costruito, tutto quello che stiamo dicendo è sincero e viene dal cuore, e credo che studiare filosofia dell'informazione a Urbino sia innanzitutto un'esperienza gratificante. È bello studiare, è bello vivere la vita accademica urbinate, sia da un punto di vista personale, sia da un punto di vista poi professionale. Innanzitutto, come diceva anche il professore, l'università è accogliente ed è immersa nel verde. Io vengo da una triennale a Milano e quindi non ho mai dato per scontato questa cosa, non fatelo. È un ambiente che favorisce davvero lo studio e anche una serenità all'interno della vita accademica. I docenti poi sono competenti, preparati, sanno appassionare e, anche qui sottolineo quello che diceva Maria, sono estremamente disponibili con gli studenti. Io non ho mai visto né sentito da colleghi di altre università di un rapporto docente-alunno così personale, sia nell'accogliere gli interessi specifici degli studenti anche durante i corsi, ma sia anche durante la stesura della tesi. E poi, come già sottolineavano i professori, si tratta di un corso di laurea davvero dal respiro internazionale. Potrebbe sembrare strano perché, non so, Urbino è una città piccolina, e invece no, è davvero un ateneo impegnato anche a livello internazionale, ci sono workshop, summer school, conferenze, e davvero si ha l'opportunità di parlare viso a viso con magari persone di cui leggiamo solamente i libri, quindi è anche questa un'opportunità molto importante. E poi per quanto riguarda la struttura del corso di laurea, credo sia strutturata davvero in maniera metodica, quindi sia i corsi che le lezioni sono pensati per favorire nel laureato un insieme di competenze, sia filosofiche, come ci dicevamo, sia tecniche, e questo apre tante possibilità all'interno sia del mondo della ricerca, sia nel mondo del lavoro dell'azienda, appunto, ma anche negli aspetti più tecnici, come ci diceva un po' Maria su quello che sta facendo adesso. Grazie Stefano. Cosa fai adesso di bello? Sì, io adesso sto perseguendo un dottorato di ricerca in informatica nei Paesi Bassi, sono in un dipartimento di metodi formali,
Siamo un gruppo variegato, abbiamo due matematici, un ingegnere informatico e un filosofo, punto di domanda, io, mi rendo conto che l'esperienza di Urbino è davvero un'esperienza che ti apre gli occhi e ti dà strumenti per intraprendere un percorso professionale anche di ricerca di ampio respiro transdisciplinare, quindi appunto arrivare in ufficio con persone che fanno informatica pura o informatica teorica o che programmano dalla mattina alla sera e trovarsi comunque a casa grazie a quello che l'Università di Urbino mi ha insegnato, quindi devo tanto all'università rispetto al mio percorso e al corso di laurea di filosofia dell'informazione. Grazie molto. Tra l'altro Stefano è anche un caso interessante del discorso che facevo prima del rapporto con le aziende, perché Stefano durante la sua preparazione di tesi ha fatto uno stage presso una famosa azienda di antivirus dove ha portato in questa azienda un know-how e l'azienda all'inizio un po' scettica ha deciso, dopo di aver dialogato qualche con Stefano e visto il suo background, gli ha fatto una proposta di assunzione e Stefano non era ancora laureato, quindi sarebbe andato adesso da filosofo in un dottorato di informatica, ma da filosofo ancora non laureato avrebbe potuto laureare in un'azienda di informatica. Quindi diciamo questo per darvi un senso reale delle mie parole, che potevano sembrare descrizioni un po' di propaganda, ma in realtà hanno un corrispettivo reale. Però ecco, Stefano e Maria hanno vissuto una parte bella dell'università perché non c'era il Covid e quindi insomma tutto era dal vivo. Invece Chiara e Lucien hanno, ahimè, preso anche un periodo difficile. Allora è interessante capire come il nostro corso di laurea, almeno dal loro punto di vista, ha affrontato la difficoltà del Covid e le sfide della formazione durante il Covid. Chiederei a Chiara di iniziare e poi la parola a Lucien. Grazie professore, buongiorno a tutti. Io sono Chiara, sono iscritta al secondo anno della magistrale in filosofia dell'informazione e frequento il curriculum di linguaggi della rete. Allora, io sono una studentessa fuori sede, come hanno già ribadito i miei ex colleghi, ho trovato un ambiente accogliente e diciamo sorprendente, in quanto io vengo da una triennale, ma credo sia molto diffuso anche nel resto d'Italia, dove il rapporto con il docente non è così entusiasmante e vivace, in quanto noi non abbiamo sentito assolutamente quello che è il gap da questo punto di vista nel passaggio da quella che era la lezione frontale con il professore, con il docente, a quella che era la lezione online, a quella che è la lezione online. Infatti qui ad Urbino il ricevimento, il momento del ricevimento è un momento davvero pieno, perché non solo si dialoga col docente per quanto riguarda magari eventuali problemi o richieste che lo studente può fare al docente per quanto riguarda una disciplina in particolare, ma i docenti motivano l'interesse dello studente in qualsiasi ambito, quindi motivano lo studente anche ad ampliare quella che è la curiosità relativa a una certa disciplina. Io in primis sono stata motivata a fare molto, credo di stare vivendo un'esperienza davvero a 360 gradi. Io sono sia tutor del corso di studi, sia sono nella paritetica, docente studenti, e davvero sto vivendo questa atmosfera anche di rinnovamento, cioè i docenti chiedono sempre il parere degli studenti, sia per quanto riguarda quello che è il programma di studi magari. Infatti io non nego che ero molto spaventata quando mi sono iscritta, perché magari pensavo di non essere all'altezza di quelle che erano le discipline, perché hanno detto che è una facoltà davvero innovativa in Italia e non solo, ma poi quando ho superato certi traguardi la soddisfazione che ho provato era impagabile, nel senso che sia con l'aiuto dei docenti che anche dei miei colleghi, io conosco tutti i colleghi qui presenti, anche quelli già laureati, perché c'è davvero un mutuo aiuto tra di noi. E quindi insomma sia l'ambiente sia ciò che si può fare, io consiglio infatti a chi si iscriverà di vivere tutto, anche sia che sia online sia che sia in presenza, di vivere questa esperienza appieno,
E quindi, insomma, questa è la mia esperienza. Poi la mia collega Luciana vi parlerà, diciamo, nello specifico poi di quelli che sono stati i programmi e di come noi li abbiamo vissuti. Grazie Chiara. Lucienne, a te? Salve a tutti, io sono Luciana e come la mia collega Chiara appunto sono iscritta al secondo anno magistrale nel curriculum Linguaggi della Rete. Innanzitutto volevo appunto riconfermare per la quarta volta quello che dicono i miei colleghi ed ex colleghi, cioè il fatto che comunque l'Università di Urbino ti inserisce in un ambiente molto ricco sia a livello culturale e come storia, appunto, in quanto ci troviamo in una città bellissima, patrimonio dell'UNESCO, ma anche appunto ricca dal punto di vista relazionale sia tra gli studenti che comunque con i docenti, che sono sempre al 100% disponibili sia per domande che per comunque ricevimenti più per una ripetizione che, vabbè, vedrò in futuro per la tesi, però sono sicura che il rapporto sarà confermato anche sotto quel punto di vista. E io mi sono iscritta a questa facoltà più che altro perché cercavo un nuovo punto di vista della filosofia, perché vengo da una triennale, tra virgolette, classica, quindi di storia della filosofia. E cercavo in questa nuova in una magistrale ciò che potesse significare fare filosofia nel XXI secolo, diciamo, quindi con lo sviluppo della scienza, lo sviluppo delle tecnologie. E questa facoltà assolutamente non mi ha delusa. Infatti è una facoltà molto innovativa, unica nel suo genere, come hanno già ripetuto anche i miei colleghi, che ti mette al 100% in un mondo nuovo e ti mette anche alla prova attraverso quello che secondo me è uno dei punti di forza di questa facoltà, ovvero la collaborazione sia tra docenti che tra studenti attraverso workshop, seminari e quant'altro. Infatti, ad esempio, venendo da una facoltà classica di filosofia, fare ad esempio un corso di logica informatica, interaction design, social media analysis può risultare un po' spiazzante all'inizio, un po' più difficile, però attraverso questi lavori pratici sicuramente ti riescono a rendere l'apprendimento molto più efficace e soprattutto ti fanno vedere come una disciplina come la filosofia, che magari idealmente ed erroneamente è stata vista come teorica, sia in realtà molto pratica e molto utile, soprattutto in questo periodo. Infatti, sia io che Chiara abbiamo vissuto, purtroppo il 90% di questa esperienza bellissima online, però, però i docenti comunque sono subito, risultati attivi all'interno di questo brutto cambiamento, diciamo. Ma allo stesso tempo io ho capito quanto questa facoltà possa aiutare anche in un periodo come questo. Infatti, un corso, ad esempio, come Social Media Analysis ti permette di valutare, ad esempio, le fake news che ci sono ultimamente. Quindi è un tipo di facoltà che, nonostante la chiusura dovuta al Covid, ha aiutato a me personalmente a capire quanto la tecnologia si stia evolvendo e quanto la filosofia serva, soprattutto in periodi come questo in cui l'informazione è sempre più variegata e sempre più da criticare, tra virgolette. E perciò è una facoltà che sicuramente consiglio, sicuramente non è facilissima, però è molto ricca da questo punto di vista e ti accresce sotto diversi punti di vista, quello sicuramente. Grazie Lucien. Abbiamo con noi il professor Mario Alai, di cui parlavamo all'inizio, e anche la dottoressa Pellegrin, che sarà diciamo, l'interlocutrice per molti di voi all'interno dei 2 anni, in molte fasi, dall'iscrizione, insomma, alla fase finale, e che, diciamo, senza la quale molti problemi non sarebbero mai risolti, quindi la ringraziamo tantissimo. Io chiederei a Mario un po' di una cosa che io non ho fatto e nemmeno Gino, è quella di presentare un po' i tre curricula, e chiederei a Dania se vuole scendere nel dettaglio come, diciamo, che tipo, come si fa l'iscrizione, o piuttosto, ecco, se da che lauree si può provenire, o se ci sono debiti formativi, insomma. Come approcciare questo tema. Mario, a te la parola.
Grazie per Luigi, buongiorno a tutti. Particolarmente io nel corso di laurea insegno filosofia del linguaggio e epistemologia, che credo siano altre due aree chiave per quella connessione dei diversi saperi di cui parlava Pierluigi Graziani all'inizio, e proprio perché il linguaggio è il mezzo di comunicazione generale e perché l'epistemologia, cioè la teoria della conoscenza, è proprio quello che ci instrada su come noi ci approcciamo in qualunque settore, appunto la conoscenza è quello che poi si specifica come conoscenza scientifica piuttosto che come conoscenza ordinaria e conoscenza appunto a ogni livello. Ora, per rispondere alla domanda, direi è molto semplice. Noi abbiamo appunto il curriculum specifico per l'insegnamento che mette insieme più corsi di storia della filosofia e di storia anche, perché sono quelli richiesti per chi poi andrà a insegnare filosofia e storia alle scuole superiori, senza però lasciare da parte quello che è un po' il nucleo centrale di insegnamenti che caratterizza il nostro corso di laurea, che, come avete sentito dire, riguardano appunto il rapporto fra sapere scientifico e sapere umanistico, quindi la filosofia della scienza, appunto la teoria della conoscenza, la filosofia del linguaggio, l'informatica, eccetera. Quindi ci sono anche questi in quel curriculum. Quel curriculum però è la scelta prima di chi soprattutto vede come propria vocazione l'insegnamento. E questo significa che poi questi studenti non si trovano a lavorare in un'area separata da quelli che seguono gli altri curriculum. In pratica il primo anno è in gran parte lo stesso per i tre curriculi, quindi c'è un'ampia area di sovrapposizione. E poi abbiamo il curriculum di storia e filosofia della scienza, che è esattamente centrato su quello che il titolo dice, che soprattutto direi prefigura la possibilità di un lavoro teorico, cioè quindi anche di una prosecuzione della ricerca filosofica in questo settore, per esempio tipicamente attraverso un dottorato di ricerca, che può essere il dottorato di ricerca nostro più urbinante, di cui diceva prima il professor Graziani, come possono essere dottorati di ricerca in altre università italiane o all'estero, come sta facendo appunto Stefano Nicoletti, che ci ha parlato prima. E direi che in qualche modo questa è l'area da cui partiamo come interessi e come nostra ricerca personale, io, ma anche il professor Tarossi, o prima di me il professor Tarossi e il professor Fano, quindi in qualche modo è qui che noi siamo più contenti di dialogare, di diffonderci, di approfondire su appunto quelli che sono anche i nostri argomenti di ricerca a livello personale, e senza scordare la logica, che è l'area del professor Graziani. Infine c'è il percorso dei linguaggi della rete, che è curvato, come già abbiamo sentito anche, su un obiettivo di tipo professionale molto, in senso molto ampio, nel senso che appunto permette a chi lo segue di inserirsi poi in tutti quei tipi di professione che oggi girano attorno a internet, ai mezzi sociali che,
che sfruttano la rete e alla comunicazione sociale in senso più ampio. E è qui che ci sono anche, oltre alla logica che è una base comune a tutti tre i percorsi, ci sono anche quelle materie più tecniche, nel settore dell'informatica, nel settore della rete, eccetera. Grazie mille Mario. Ania, a te la parola. Buongiorno. Sì, io in realtà sarò molto breve, vi do qualche indicazione per quanto riguarda le iscrizioni, i requisiti d'accesso, dopodiché trovate tutte le informazioni nel dettaglio sia sul sito del corso di laurea, quindi filosofia.uniworld.it, che nella scheda del corso sul sito d'Ateneo, quella che avete visto prima e di cui vi era stato fornito il QR code. Quindi potete sicuramente riferirvi ai vari, insomma, siti informativi per tutti i dettagli, anche perché, insomma, direi che non vi potete ricordare tutto quello che vi dico. Per quanto riguarda le iscrizioni apriranno il 20 di luglio, quindi la settimana prossima, e per le magistrali rimarranno aperte fino al 12 novembre. Quindi avete tempo fino a novembre per perfezionare la vostra iscrizione. Possono preiscriversi anche coloro che ancora non si sono laureati, quindi che stanno terminando la triennale, purché si laurino entro il 28 di febbraio 2022. Quindi c'è tempo fino a fine febbraio per laurearsi e cominciare a dare gli esami nella magistrale, ma nel frattempo vi potete preiscrivere, in questo modo avete le credenziali per cominciare a seguire le lezioni, a fruire dei materiali, eccetera, eccetera. Quindi insomma c'è questa possibilità. L'immatricolazione si fa online tramite il sito di Ateneo, uniworld.it, a cui è richiesto prima di registrarsi e poi di procedere con l'iscrizione. In fase di iscrizione vi verrà richiesta un po' di documentazione, quindi è importante che vi premuniate di tutti i documenti necessari e sul sito trovate la lista. Nello specifico vi verranno richieste le autocertificazioni di tutte le vostre carriere precedenti, quindi nello specifico la vostra laurea triennale d'accesso, ma se avete altri titoli, master, cose di questo genere, dovete allegare anche quelli. La fototessera, per quanto riguarda contribuzione, avete la possibilità di accedere a forme di contribuzione agevolata che vengono calcolate sull'ISEE del nucleo familiare. Quindi conviene richiedere prima al commercialista, al CAF, il calcolo dell'ISEE universitario, in modo da averlo già pronto nel momento in cui fate l'iscrizione. In questo modo le tasse vengono calcolate correttamente fin dall'inizio. Quest'anno c'è una novità per quanto riguarda le tasse. Le tasse verranno divise in 4 rate, a differenza del passato. Una prima rata fissa per tutti, che corrisponde alla tassa regionale di 156 euro, e 3 rate successive calcolate appunto sulla base del reddito. In passato non era così, c'erano soltanto 3 rate e tutte e 3, insomma, calcolate sul reddito con una prima rata molto più consistente. Per quanto riguarda i requisiti d'accesso, in realtà a noi fa piacere avere studenti che provengono dai più disparati background, quindi i nostri requisiti danno la possibilità a studenti che non sono laureati in filosofia o lettere di accedere quasi senza problemi, nel senso che per coloro che sono laureati nelle classi di filosofia, lettere, scienze della comunicazione, sociologia, storia, giurisprudenza, oppure coloro che hanno dei titoli di studio in teologia o scienze religiose, l'accesso è diretto senza alcuna necessità di dimostrare il proprio curriculum di studi.
C'è un'alternativa però, ossia quella di aver acquisito almeno 30 crediti nei settori che caratterizzano la classe LM78, che sono molti, sono i più disparati, quindi in questo caso vi invito a visitare il nostro sito per vedere se gli esami che avete sostenuto fino a qui vi danno la possibilità di accedere, ma finora non ci è mai capitato che ci fosse insomma una carriera che non corrispondeva ai nostri requisiti, proprio perché appunto è nostro interesse avere studenti che abbiano carriere anche molto diverse e che possano insomma fornire il loro apporto, il loro contributo con appunto provenienze diverse. Dopodiché, ecco, le informazioni le trovate online, se avete qualche domanda più specifica la potete fare assolutamente, potete anche contattarci via mail, potete contattarci telefonicamente, trovate i contatti nella scheda del corso sempre e noi insomma siamo a disposizione sia io come segreteria didattica ma anche Chiara con il suo indirizzo da tutor e, insomma qualunque dubbio voi possiate avere, qualunque chiarimento vi serva, noi siamo disponibili anche durante l'estate a, insomma, a rispondervi e a chiarire tutto. Grazie Ania. A questo punto direi che la parola è agli ascoltatori, nel senso che vorremmo sapere, innanzitutto se ci sono domande, anche curiosità, ma a parte questo vorremmo un po' sapere da voi, utilizzate la chat, che tipo di provenienza avete, cosa vi sta spingendo verso questo corso di laurea. Vediamo un po' la chat. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giulia. Se rimane del tempo potreste fare una breve introduzione al corso di ecologia teorica, l'ho trovato alquanto singolare provenendo da un corso triennale più classico, grazie in anticipo. Allora, chi vuole cimentarsi con la risposta sul corso di ecologia teorica? Direi questo, come molti di noi hanno già detto, troverete all'interno dei vari curricula varie forme di dialogo con le varie scienze, pure ed applicate, dalla logica alla fisica, alle neuroscienze, all'ecologia teorica. Quindi questo è nel quadro di fornire al filosofo, allo studente di filosofia che si iscrive, gli strumenti per indagare la propria contemporaneità, che sia un dialogo con le scienze pure, quindi non so, voglia riflettere sui metodi matematici e quindi imparare la statistica, probabilità, che sono indispensabili per capire tanti aspetti di una società non deterministica, mettiamola così, ma anche aspetti come quelli dell'ecologia teorica, che sono direi assolutamente temi per un filosofo, non direi contemporaneo, direi anche diciamo abbastanza classico, sono temi importanti da affrontare. Quindi la ragione di questo corso è nel quadro generale di un dialogo tra filosofia e scienze. Questo spiega anche gli altri corsi legati più all'informatica. Questo diciamo almeno mi sentirei di approcciare un inizio di risposta in questo modo. Poi se ci sono altri interventi, prego. No, rispetto a Pierluigi volevo aggiungere innanzitutto che si tratta di un corso a scelta complementare e che è stato istituito, è stato messo nel nostro curriculum già da parecchi anni perché a Urbino ha operato uno dei massimi studiosi a livello internazionale di ecologia teorica, Calmo Farina, che è stato nominato professore onorario quando è andato in pensione appunto di ecologia teorica, il quale ha introdotto un approccio completamente innovativo all'ecologia, introducendo la nozione di paesaggio sonoro, cioè l'idea che il paesaggio ha anche una parte legata ai suoni, quindi è possibile ricostruire attraverso metodi di registrazione quali sono le variazioni che può subire il paesaggio appunto dei suoni degli animali eccetera. Attualmente adesso a seguito del pensionamento di Almo è subentrata la professoressa Antonella Penna che si occupa lei di questioni leggermente diverse ma comunque che sono tematiche sempre legate di grande attualità e quindi legate alla tutela e alla conservazione dell'ambiente
è tutto sommato una filosofia intesa come la nostra, aperta al dialogo con le scienze, anche l'ecologia è un tema di particolare rilevanza. Tra l'altro è anche un tema molto dibattuto in filosofia, per cui vi permette di avere non solo il punto di vista del filosofo, ma anche un'introduzione da chi fa davvero ecologia teorica, si occupa di anche modelli matematici per l'ecologia teorica, quindi avere un punto di vista diciamo tecnico sul tema che potete poi inquadrare filosoficamente. Ecco, direi che se posso permettermi, fare filosofia della scienza significa possedere una scienza e fare riflessione filosofica di quella scienza. Quindi a monte c'è sempre un insegnamento in cui cerchiamo di dare la base teorica quantomeno di quella scienza e poi un contorno di riflessione filosofica. Non so se... Luigi. Prego. Vai Mario, prego. Sì, possiamo, se riesco a condividere lo schermo faccio vedere anche il programma. Sì, io chiedo a Luca di autorizzarti. Bravo, È autorizzato il professore. Prego, poi condivida. Però ce l'ho qui nel... No, vabbè, non vedo come riesco a fare, che l'ho in alternativa alla riunione qui. Facciamo così, lo leggo. Uh-huh. Allora, il programma prevede storia dell'ecologia e del pensiero ecologico, complessità ambientale, proprietà emergenti dei sistemi complessi come resilienza, resistenza, diversità e adattabilità, meccanismi di funzionamento dell'ecosfera, i cicli della materia e dell'energia, le risorse come meccanismo interpretativo, principi di biosemantica e di code biology, aggregazioni funzionali, popolazione, comunità, ecosistema, paesaggio. I grandi temi del rapporto tra società umane e sistemi biologici, principi di conservazione e protezione delle risorse naturali umane, rapporti tra le specie, analisi dei concetti di competizione, predizione, parassitismo, eccetera, capacità portante dei sistemi e dinamica di popolazione, teoria della biogeografia insulare, teoria dei sistemi source sink, principi di base dell'ecologia di popolazione, di comunità, dell'ecologia ecosistemica e dell'ecologia del paesaggio, ecologia ed ecologismo, principi di conservazione della natura e sue risorse, basi teoriche del rapporto uomo-natura. Grazie Mario. Sì, direi che molti di queste parole chiave sono parole familiari anche per i filosofi, quindi è anche... diciamo c'è anche lo sforzo di sia per chi insegna fisica che chi insegna ecologia teorica, chi insegna matematica di dialogare sapendo di avere davanti uno studente che è iscritto a un corso di laurea in filosofia, però sono direi temi familiari. Non so se Giulia abbiamo risposto alla tua domanda. Aggiungo che questa operazione che ho fatto io adesso la può fare chiunque per qualunque argomento, per qualunque, in particolare programma di qualunque corso, sono sul sito di Ateneo, quindi lì si vedono e ci si rende conto di quali sono gli argomenti dei singoli insegnamenti. Perfetto. Altre domande, altre curiosità? Grazie a te Giulia. Altre curiosità? O come vi ho detto, anche semplicemente cogliete l'occasione per presentarvi, dirci quali sono le vostre triennali di provenienza, perché vi interessa questo corso di laurea. Quindi so che è un po' una modalità strana via chat, ma soprattutto in filosofia dove il dialogo direi... è fondamentale, ma diciamo usiamo la chat come forma di dialogo, ecco. Avete altre domande su altre materie che avete visto
all'interno dei curricula? Aggiungo solo che a proposito della dimensione della ricerca ecologica, il professor Farina, che adesso è in pensione, ma non è in pensione perché poi quelli che vengono nominati onorari oppure meriti rimangono professori a vita, organizza con una scadenza biennale un congresso internazionale di ecoacustica. Quest'anno è stato fatto online ed è durato una settimana, così di studio. Quindi dal punto di vista filosofico le tematiche sono più circoscritte, non si va nel dettaglio. Questo corso appunto la collega Penna va nella direzione anche di recuperare più tutti questi aspetti filosofici, è meno fatto rispetto a azioni entrambe complementari che denotano appunto come ricerca e didattica vanno di pari passo. Se si vuole fare della didattica avanzata, questa non può essere disgiunta dalla ricerca, altrimenti diventa la ripetizione di cose che fanno gli altri. Non li potete trovare. Approfittate anche della presenza degli studenti qui con noi, se ci sono domande che insomma volete fare ai vostri compagni, e anche semplicemente sulla qualità delle strutture, su come è stato affrontare il momento del Covid dal punto di vista didattica, ecco. Oh, in caso, non so, forse Chiara può lasciare il contatto per altre domande, o anche io, insomma, se qualcuno volesse eventualmente scriverci. Assolutamente, grazie Maria. Posso scriverlo nella chat? Faccio una domanda. Ok, allora, buongiorno a tutti, buongiorno a te Anna. Vi ringrazio la disponibilità a rispondere alle nostre domande e illustrarci il percorso di studi. Ho già contattato i responsabili del corso via mail e l'incontro di oggi è stato più che esaustivo. Sono una studentessa laureanda di arti a Venezia. Benissimo, grazie a te Anna. Come hai sentito prima, diciamo, la nostra ambizione è anche di ripercorrere un po' una tradizione che va dal Rinascimento ad oggi, e diciamo, l'arte dei nostri studi, anche i lavori di ricerca di storia della scienza, è un elemento costante. Poi, come dicevo anche prima, Palazzo Albani, che è il palazzo ufficiale, ha dentro un meraviglioso museo dei gessi, quindi direi che oltre che essere un palazzo bellissimo di per sé, quindi anche l'ambiente richiama questo legame con l'arte, e Urbino, vabbè, lo fa ancora di più, ovviamente, è ben ovvio. Professore, se posso permettermi, noi abbiamo anche un corso di iconologia e iconografia a questo proposito, che spendo, e quindi riesce ad unire entrambe le cose, comunque il logos sull'immagine, quindi più, diciamo, più che unire la filosofia e l'arte di quel corso, non credo ci sia altro di meglio, insomma. Abbiamo festeggiato l'anno di Leonardo da Vinci, il professor Tarozzi presiede una fondazione legata a Pedretti, a Rossana e Carlo Pedretti, dedicata alla storia della scienza e alla storia dell'arte, quindi diciamo le occasioni di riflessione su storia dell'arte, storia della scienza, filosofia sono tantissime. E fanno parte di quel gruppo di attività che normalmente facciamo. Alcuni nostri, purtroppo il Covid ha impedito le attività su Raffaello, altrimenti avremmo fatto una serie di lezioni su Raffaello e le matematiche, per esempio, per darvi una cosa, un'incompiuta che speriamo di compiere nei prossimi mesi. Aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Pierluigi: questa fondazione ha finanziato un assegno di ricerca che viene portato avanti sugli strumenti, le macchine di Leonardo tra arti e scienze. E quindi c'è, cioè, questa tematica del rapporto arti e scienze, soprattutto per quanto
riguarda l'origine della scienza. Adesso arte contemporanea, francamente, non è che sia, cioè lì non ci arriviamo, però per quanto riguarda l'aspetto, no, dell'origine della prospettiva e quindi del dialogo che si ha in questa fase tra arte e scienza, viene sviluppata in modo molto forte. Per esempio, l'anno in occasione di questo congresso per il cinquecentenario della morte di Leonardo, è venuto Urbino, il massimo studioso di questo rapporto tra arte e scienza e Leonardo, che è appunto il professore Martin Kemp, ha tenuto proprio una conferenza su questo aspetto, sul rapporto arte e scienza e sulle origini della rivoluzione scientifica, proprio a partire da questo stretto binomio. Ho visto che segnalano che forse allora, è il momento siamo di chiudere, perché tempo. Siamo... Sì, abbiamo esaurito il nostro tempo. Questo non significa che, come si diceva prima, dovete preservare le domande che avete in questo momento in mente, quindi scriveteci, siamo tutti a vostra disposizione per darvi le migliori risposte in nostro possesso. E non solo scriveteci, ma venite a visitare Urbino, approfittate anche delle vacanze estive per visitare la città e per lasciare che la città vi catturi con il suo fascino, perché anche quello è importante, avere un ambiente bello, non solo che funzionale, dove poter studiare. Va bene, allora io intanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ribadisco che siamo a vostra disposizione, credo che questo filmato sarà poi disponibile in rete se volete riguardare le slide, ritornare su alcune nostre riflessioni, insomma lo troverete disponibile. Vi segnalo ultima cosa, abbiamo un canale YouTube dove mettiamo tutte, oltre che il sito che diceva prima Ania, abbiamo anche un canale YouTube, ci sono tantissime lezioni e seminari, approfittatene, andate a visitarlo e vi renderete conto anche di quante attività facciamo appunto, abbiamo in quest'ultimo periodo registrato per renderle fruibili anche chi non poteva frequentare così. Va bene, grazie ancora di tutto, arrivederci e fatevi sentire, insomma, ecco.